Oggi rimaniamo nella mia splendida Roma, voglio farvi vedere come realizzare la pizza rossa romana, scopriamola insieme. In una ciotolina versate la farina, l'acqua a temperatura ambiente, mescolate velocemente il tempo che la farina venga assorbita, chiudete con la pellicola e dovete far maturare questa biga per 2 ore a temperatura ambiente. In una ciotolina unite l'acqua a temperatura ambiente, il lievito di birra e scioglietelo bene. Nella ciotola della planetaria versate la biga che ha maturato 2 ore, il mix di acqua e lievito, cominciate ad impastare, ci vorranno circa 5-6 minuti in modo che tutta l'acqua venga assorbita, si forma l'impasto che si stacca dalle pareti. A questo punto aggiungete il sale fino e dovete continuare ad impastare, il sale fino verrà assorbito, solo alla fine unite l'olio extravergine di oliva, impastate circa 10 minuti in modo che tutto l'impasto si stacca dalle pareti e dal fondo. Oliate il piano, rovesciateci l'impasto, aiutandovi con le mani anche leggermente oliate. A questo punto dovete, con le mani oliate, fare delle pieghe, circa 6-7, in modo che l'impasto diventi sempre più liscio e setoso. Vedete, man mano che farete le pieghe, diventerà sempre più sodo. A questo punto copritelo e fate riposare per 30 minuti. Dopo riposo, sempre con le mani oliate, dovete dare un altro giro di pieghe. E queste pieghe sono molto importanti perché danno forza all'impasto, lo rendono più liscio. Fate una decina di pieghe, il tempo che l'impasto diventi molto liscio, morbido ma non appiccicoso. Vedete come sto facendo io? Tirate sull'impasto, rovesciate sul piano, tirate sull'impasto e lo rovesciate del piano. A questo punto, una volta che l'impasto sarà bello liscio, setoso e non appiccicoso, formate una palla, mettetela in un contenitore ben oliato, coprite il contenitore, fate lievitare in frigo per 24 ore. Dopo questo riposo prendete l'impasto, rovesciatelo su un piano oliato e a questo punto nuovo giro di pieghe, questa volta velocissimo perché l'impasto una volta che ha riposato sarà bello sodo, compatto ma comunque morbido. Formate una palla, mettete questa palla in una ciotola sempre ben oliata e a questo punto dovrete farlo lievitare 4-5 ore a temperatura ambiente. Nel frattempo prendete i pomodori pelati, frullateli molto bene con il mixer di immersione e li dovete condire con origano fresco, olio extravergine di oliva, sale, pepe, mescolando molto bene, coprite con la pellicola e questo pomodoro dovrà macerare in frigorifero almeno 4 ore, potete farlo anche il giorno prima. Passate le 4-5 ore e riprendete l'impasto, vedrete che avrà lievitato, guardate che belle bolle. Rovesciatelo sul piano, ben infarinato con la siepola, infarinate anche la superficie. A questo punto con la punta delle dita partendo prima dai bordi, poi dalla parte centrale, aiutandovi ad allargarla con le mani, formate una bella lingua di pizza, trasferitela su una teglia leggermente oliata, sistemate ancora la forma e a questo punto non resta che condirla abbondantemente con il pomodoro appena tirato fuori dal frigo. Tendetelo in modo uniforme su tutta quanta la pizza. Io vi consiglio comunque di utilizzare i pomodori pelati rispetto alla passata perché contengono più acqua e in cottura tende a non seccare. Mi raccomando, fate uno strato bello uniforme ma generoso. Cuocete in forno statico 250 gradi per 10-12 minuti nella parte bassa. Dopo questo tempo tirate fuori la pizza dal forno, fatela intiepidire 10 minuti, deve perdere tutto quanto il vapore. Rimettetela di nuovo in forno nella parte alta altri 5 minuti. A questo punto, una volta che l'avete sfornata, dovete solamente spennellare bene tutta quanta la superficie con l'olio extravergine d'oliva. E a questo punto ecco la vostra pizza fantastica, croccantissima, bella alveolata e leggera. Guardate anche il fondo, perfetta per una merenda, per uno spuntino, per una cena, praticamente irresistibile.
Io vi ringrazio come sempre per aver visto questo video e mi raccomando, iscrivetevi per non perdere i successivi.